Addestravano le ragazze a sparare. Anche a me è toccato. Mi addestravano a usare le bombe e a saltare i villaggi. Mi spiegavano come attaccare, come loro aggrediscono e massacrano gli infedeli. È la testimonianza di Aisha, riportata da Amnesty International, insieme a quelle di altre ragazze scampate all'orrore di Boko Haram. Poi hanno cominciato a portare alcune di noi nelle loro missioni. Io ho dovuto partecipare a un attacco nel mio stesso villaggio. Non abbiamo avuto perdite perché quasi sempre non abbiamo incontrato grande resistenza da parte dei soldati. Io non ho ucciso nessuno, ma ho incendiato alcune case. 19 anni, Aisha non fa parte delle 219 ragazze rapite un anno fa dalla scuola di Kibok dai terroristi islamici e di cui non si è saputo più nulla. Lei viene da Gulag e, come le altre sopravvissute, quello che racconta è terrificante. Ripetutamente violentate, sono state condotte in improvvisati campi di addestramento per essere convertite e trasformate in assassine, ma molte hanno rifiutato. Ho visto più di 50 ragazze venire uccise nel campo. Alcune si rifiutavano di convertirsi, altre di imparare ad uccidere. Le hanno sepolte in una fossa comune nella foresta. Hanno impacchettato i loro corpi e li hanno buttati in una grande fossa, ma non profonda abbastanza. Non l'ho potuta vedere, ma abbiamo cominciato a sentire la puzza dei cadaveri quando hanno cominciato a decomporsi. Mia sorella è stata uccisa lì. Aisha è riuscita a scappare dopo 4 mesi in questo inferno. Amnesty International stima che siano in totale 2.000 le donne, la maggioranza minori, sequestrate in 38 raid in Nigeria dai terroristi. Non ci sono prove che anche le ragazze di Kibok siano diventate guerrigliere, ma il modo di agire di Boko Haram lascia presagire il peggio.